Dandino, Dandino, Dandino! Sesto cerchio, parte 1, perché sennò veniva troppo lungo. Era un po' pippone. Il sesto cerchio si trova nella città di Dite. E fin qui sembra facile, ma c'è un problema. I diavoli che abitano in questa città non lo volevano fare entrare al nostro Dantino. O come si permettono, ma non lo sanno loro chi sei? Ma, insomma, era quasi fatta. Dantino si trovava sul fiume Palude Stige. Era sulla barchetta motoscafo insieme a Virgilio, insieme a Flegias, e dalla barchetta vedeva la città con le sue mura, le sue torri, tutte di un colore rosso. E Virgilio gli spiega che sono così rosse perché sono incandescenti, perché lì c'è proprio il fuoco dell'inferno. La città di Dite è abitata da demoni, diavoli, e al massimo dicono a Virgilio: tu puoi entrare, ma quello vivo deve star fuori. E a Dantino qui cominciano a prendere gli strizzotti. Virgilio, non mi lasciare, no, non andrai mica, non mi lascerai qui da solo, vero? Oh, ma guarda, se vuoi tu mi puoi anche riportare indietro, cioè, per me il viaggio può finire qui, non c'è problemi. Ma Virgilio non lo smuovi e gli dice: guarda Dante, questo è un viaggio voluto da Dio, quindi non ti preoccupare. E lo lascia lì e va a parlare con i diavoli. E quando torna, in realtà le cose non sono andate proprio come aveva previsto. Cioè, lui sperava andare lì, dice: fatemi passare, via. No, i diavoli insistevano a non farlo passare. Ma non c'è da preoccuparsi. Anche quando Cristo aveva detto: adesso arrivo io, i diavoli si erano un po' ribellati. E poi come andava a finire? Hai visto com'è la porta dell'ingresso dell'inferno? E gli è tutta distrutta! Quindi c'è solo da aspettare. Infatti, tra poco arriverà un messo celeste, Dantino, che non ti preoccupare, ci farà andare avanti. E poi... E poi il canto finisce sul più bello, perché non si sa se questo messo arriva o no. E quindi che si fa? Si legge anche quello dopo. Dantino ci parla del sesto cerchio fra l'ottavo, il nono, un po' il decimo e un po' anche dell'undicesimo canto. Insomma, è un po' lungo, per quello ho fatto in due parti. E a questo punto a Dantino gli strizzotti non sono passati, anzi. Dice: porca miseria, se non hanno fatto passare a lui, che fanno passare a me? Ma come si fa? In questo momento è preso da paure, da dubbi. Ma qualcuno che come te viene dal limbo, c'è mai stato più giù? E Virgilio lo rassicura e dice: guarda Dantino, lo so dove stiamo andando, per me non è la prima volta, io ci sono già stato qua. Infatti la maga Eritone, insomma sta maga, mi aveva già mandato lì per risvegliare un... cioè risvegliare, resuscitare uno per dire a Pompeo l'esito della battaglia di Farsalo, che è capitato prima di Cristo. Infatti è lì il problema, è capitato prima di Cristo, e Cristo abbiamo detto che quando è entrato all'inferno non è stato molto delicato. Tra frane e cedimenti probabilmente il passaggio sarà un pochino più difficile dell'altra volta. Inoltre, per attraversare la città di Dite bisogna proprio entrarci, perché per andare al settimo cerchio bisogna passare proprio da lì. E quindi bisogna entrare, non è che si può girare in tondo, bisogna entrare. In tutta questa situazione di odorante di zolfo, Dante che c'ha gli strizzotti, a Virgilio gli vengono dubbi. E come dire, al peggio non c'è mai fine. Infatti arrivano le furie. Le furie sono tre e sono brutte, ma brutte, ma brutte. E sono cattive anche, sono dispettose. E gli fanno... Siete lì voi? Benissimo! Adesso noi andiamo a chiamare la Medusa. E la Medusa è quel mostro famoso che ha capelli come serpenti, un po' come i miei se non vado dalla parrucchiera, e con gli occhi che pietrificano. Stai attento Dante, chiudi subito gli occhi! Infatti Virgilio glielo dice subito, tappati gli occhi! E per essere più sicuro anche lui mette le sue mani sulle mani di lui. Un conto è se vivo attraversare l'inferno uscirne, però se muore all'inferno, muore all'inferno. E poi Dante sente un frastuono, un terremoto. E adesso Dante, nei suoi versi, prega il lettore di fare molta attenzione. Dante, guarda! E Dante in questo momento vede il messo celeste, un angelo. Non si sa bene se è l'arcangelo Gabriele, Michele, se è un mezzo Mercurio, un messo celeste. Insomma, che arriva... splendente, e con un colpo di bacchetta praticamente apre la porta della città di Dite. E poi fa una ramanzina ai diavoli per la loro tracotanza, perché non è possibile tutte le volte fa sti capricci, loro devono passare, punto. Non la capiscono mai la lezione alla prima sti diavoletti, anche Cerbero c'ha la memoria corta,
perché Ercole, quando l'è sceso, gli ha lasciato un bel ricordino. Ma di andare avanti, fermiamoci un attimo. Virgilio è la guida e rappresenta la ragione, l'ognegnero. E Dante ci ricorda che l'ognegnero, però, da solo non basta. Ci vuole qualcosa di più. E non sto parlando di una botta di... La ragione non basta a vincere le paure, a vincere i dubbi. Ma l'intervento del messo celeste conferma a Dante che questo viaggio lui lo deve fare. Lo deve fare così. Oh, che fate entra in questa città, mamma mia. Finalmente siamo dentro. E cosa vede Dante? Dante vede delle tombe, come nella città di Arles e di Ripola. E queste tombe hanno i coperchi sollevati e sono infuocate. E Dante chiede a Virgilio: e qui chi ci sta? Qui ci stanno gli eresiarchi, i boss di una setta eretica, e i loro seguaci, che sono tantissimi. Mentre Virgilio aggiunge che loro stanno lì e bruciano più o meno in base a quanto era eretico il loro pensiero. Quindi vede un po' la città, scopre chi c'è, e poi? E poi finisce il canto. Tantino però! Per cui, prendendo ispirazione dal grande maestro, mi interrompo qua e ci vediamo alla parte seconda del prossimo Divin Pippone.